Mister, partiamo da un dato statistico. È il terzo pari di fila per 0-0, la quarta partita in cui l'Arezzo non riesce a metterla dentro. Basta questo per spiegare il risultato di oggi. Mi sembra riduttivo, voglio dire, venire fuori casa e giocare sempre nella stessa maniera, alla faccia di coloro i quali che dicevano che l'Arezzo è una squadra difensivista che proponeva poco. L'Arezzo è una squadra equilibrata, che ha equilibrio in mezzo al campo, che difende bene, che attacca bene. È normale, da allenatore dovrei essere fiero, dovrei essere orgoglioso della prestazione, però mi girano i coglioni perché onestamente 8 volte a 3 metri dalla porta non si può non vincere questa partita. Preparata bene nella fase di non possesso. Raddoppio sempre sugli esterni perché loro avevano due buon colpitori di testa, Fanucchi e Pozzebon, li abbiamo limitati sugli esterni, li portavamo sempre in densità centrale, facevamo bene l'elastico sulla palla lunga, li abbiamo presi 2 volte suppiazzati a tu per tu col portiere, poi abbiamo sbagliato l'inverosimile. Sfortunati forse quando l'hanno preso quasi sulla linea, però quando sbagli tanti gol la sfortuna non esiste. Ha detto che domani riprenderà Capece e Tremolada, anche perché era sotto gli occhi di tutti il loro battibecco. Senza ombra di dubbio, io non faccio casini nell'immediatezza della partita. Chi tiene la maglia dell'Arezzo la deve rispettare. Non è la maglia del Borgo Rosso, è una maglia gloriosa e io devo rispettare la proprietà, ma devo rispettare il popolo di cui sono fiero. È immensamente illimitato, quindi chi indossa questa maglia non può permettersi gesti del genere, quindi nel chiuso dello spogliatoio farò capire che questi gesti non esistono, sono soltanto gesti inutili e per attirare probabilmente l'attenzione. Alla luce anche delle dichiarazioni che sono susseguite fra Presidente e Direttore Generale Riccioli, questo pari alla partita prossima con il Siena, a che valore acquisisco? Non lo so, per quanto concerne me, noi penso che stiamo facendo alla grande quello che ci è stato chiesto con grandi prestazioni. È normale, la società vuole sempre il meglio come l'allenatore, come la squadra lo vogliono. Io penso che una società, un allenatore, quando ci sono queste prestazioni deve essere orgoglioso.